amici di Proyección de Moda TV, sono Criselis Martinez e nuova volta vi portiamo delle novità. Oggi abbiamo un programma ricco di informazione e anche una bellissima invitata che è una cantante e una modello, o un aspirante a cantante perché ancora sta lavorando su questo tema, e una modella. Benvenuta a Proyección de Moda, Valeria Lanza. Grazie, grazie di avermi invitato al tuo programma. Io sono Valeria, ho 18 anni e sono una modella e sto provando a diventare anche una cantante. E ho cominciato a fare il percorso da modella facendo una scuola di portamento quando avevo 15 anni e niente. Quali sono stati gli eventi più importanti che hai fatto? Beh, sicuramente le sfilate e poi anche dei concorsi di bellezza, che sono un'esperienza incredibile perché lì proprio si suda la, come dice, la corona, però comunque fai amicizia, sono delle esperienze bellissime. So che anche hai fatto testimonial per i capelli. Sì, sono in un'agenzia dove faccio la testimonial per i capelli, per le unghie, per tutta la bellezza cosmetica, perché bellezza non è solo il corpo ma anche tutto il resto. Certo, certo. E so che anche mi avevi raccontato prima che un'esperienza bellissima è stato gli abiti da sposa, raccontaci. Sì, gli abiti da sposa sono un'esperienza più che bellissima, magica, perché ha un'atmosfera così romantica che per noi ragazze è una cosa bellissima. Vabbè, è il sogno di ogni ragazza, sposarsi, certo, di bianco, vabbè, di colore, dipende, sì, quale sia la tua tonalità, però vestirsi da sposa è un sogno che anche tutti chi mi conosce sa che sono adetta agli abiti da sposa. Dove c'è un evento da sposa ci siamo noi come Proyección de Moda. Raccontaci un pochino sulla musica. Allora, la musica è nata fin da quando ero piccola, grazie a mio padre che mi ha sempre introdotta verso questo percorso musicale, e che a tipo 5 anni ho vinto 2 concorsi europei di canto. Wow! E anche lì ero proprio emozionatissima, ero piccola. Bello! Adesso, prima di continuare a conoscere un pochino di più di Valeria, vogliamo sentire qualcosa? Ci presenta qualcosa di quello che hai cantato? È una cover di Donatella Rettore, Splendido Splendente. Allora, noi torniamo tra poco e adesso voi vedete Splendido, Splendido Splendente. Non potete mancare. L'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto e avrà una faccia nuova grazie a un bisturi imperfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente. Rimasta sorpresa con questa canzone. Ci puoi raccontare un pochino la storia? Allora, questa canzone è nata perché appunto parla di plastica,
chirurgia plastica, che tutte le donne al giorno d'oggi, sai, si riempono di silicone e così. Però io l'ho presa in un modo un po' diverso da Donatella Rettore, l'ho presa come ironia, perché a me mi dicevano sempre sei rifatta per le labbra e tutte queste cose. Ah, perché le persone a volte non sanno apprezzare una bellezza naturale. Esatto. E anche, vabbè, essendo italiana, tutti quanti pensano che... Sì. Però no, adesso le ragazze italiane sono voluta, sono molto diversa da quella di una volta. Vabbè, sì, ci siamo evoluti anche noi. Allora, di questa maniera noi ti vogliamo ringraziare. E dove ti possiamo trovare? Su Facebook, Instagram, YouTube, Valeria Lanza. Però dillo più piano, così la gente prende nota. Su Facebook, Instagram e YouTube. Andatemi a cercare Valeria Lanza. Noi, Criselis Martinez, continua a girare e a parlare un pochino di più con Valeria. Voi non andate via. Quest'anno più che mai abbiamo voglia dell'estate, di stare all'aperto, già che siamo stati troppo tempo chiuso. E oggi le mostriamo quali sono i costumi di bagno di tendenza, quelli a manica lunga, tutto intero e di diverse maniere, perché sappiamo che le donne siamo molto molto attenta a cosa dobbiamo indossare quando andiamo al mare, sia per entrare in acqua o sia per stare a bordo piscina. Queste 2020 ti porta sia costume di bagno retro che i costumi di bagno di questa temporada. Molto di moda quelli di due pezzi e anche quelli a manica lunga e tutto intero, che ti dà un senso di glamour. Sappiamo che indossare un bel costume di bagno ti aiuta a rilassarti. Per questo oggi Proiezione de Moda ti mostra quali sono i costumi di bagno che puoi scegliere in questa estate per lucire bella e radiante. Non istante, non importa che tipo di corpo abbia. Uno di questi costumi sarà per te. E di questa maniera diciamo ciao per questa trasmissione. Oggi con un'invitata speciale abbiamo parlato con lei, abbiamo conosciuto un po' del suo percorso sia come modello sia come cantante, abbiamo visto anche quali sono le tendenze per quest'estate dei costumi di bagno e dobbiamo ricordare il nostro corpo e lo dobbiamo valorizzare anche con i costumi di bagno. Tutto questo è stato il nostro contenuto, ricordatevi che facciamo un anno come Proiezione de Moda TV e YouTube. Noi la prossima settimana le porteremo qualcosa di meraviglioso. Dove mi potete trovare? Sia in Instagram come in Facebook, Criselis Polinari, Criselis Martinez, e YouTube Proiezione de Moda TV. Ciao ciao!